Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Il nostro viaggio in Emilia-Romagna continua da qua. Oggi siamo nel comune di Grizzana Morandi e stiamo per andare a visitare Rocchetta Mattei. Dopo tantissimo che lo avevamo messo in programma, poi con tutte le chiusure del caso non siamo mai riusciti. Il tempo non è dei migliori, a dir la verità. La cosa ci ricorda molto il nostro viaggio a Lisbona, quando siamo andati a Sintra. In realtà lì c'era anche molto molto vento, ma ormai ci siamo abituati, noi viaggi a nebbia, i nostri viaggi sono tutti così. Anzi, se non piove è già comunque una grossa fortuna. Sì. Quindi andiamo. Alle ore 10 inizia il nostro tour privato guidato. La Rocchetta Mattei si trova nel comune di Grizzana Morandi ed è sicuramente uno degli edifici più interessanti ed originali della zona bolognese. Prende il nome da Cesare Mattei, che lo fece edificare sulle rovine di un'antica costruzione risalente al XIII secolo, la Rocca di Savignano. Arrivando al castello si è subito accolti da un nobile ingresso moresco e da una lunga scala in pietra, decorata con numerose statue ottocentesche e che sale fino all'ingresso principale. Arrivati nell'ampio cortile centrale, i visitatori possono ammirare i diversi stili architettonici che caratterizzano la Rocchetta. Cesare Mattei nacque a Bologna nel 1809 da una famiglia agiata. Nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine del castello medievale e iniziò la costruzione della Rocchetta, dirigendone personalmente i lavori. Negli anni seguenti dedicò i suoi sforzi allo studio e alla divulgazione di una medicina alternativa chiamata elettromiopatia, cioè una pratica che unisce le nozioni di naturopatia allo studio delle cariche elettriche. Questa pratica, che gli assicurò una fama mondiale, è tuttora utilizzata in alcune parti del mondo. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte durante la sua vita e dai suoi eredi, rendendolo un labirinto di torre, scalinate monumentali, sale ricevimento, camere private, che richiamano stili diversi, dal neomedievale al neorinascimentale, dal moresco allo stile liberty. Durante la visita è possibile vedere tutti gli spazi interni e i principali saloni. Ciò che rimane più impresso nella mente dei visitatori sono il Cortile dei Leoni, che è una riproduzione su scala ridotta della Alhambra di Granada, e la cappella, la cui elegante alternanza tra il bianco e il nero si ispira alla Meschita di Cordoba. La cappella è sicuramente lo spazio più suggestivo dell'intero castello. Unisce elementi arabo-islamici con altri della tradizione architettonica medievale italiana, come il matroneo e l'abside semicircolare. La struttura e le decorazioni sono realizzate con materiali locali, tra i quali il gesso, cemento, mattoni e legno. Gli archi e le colonne, intrecciandosi fra loro, creano delle vere e proprie illusioni ottiche. Le decorazioni del soffitto non sono lignee, ma tele dipinte che producono intarsi con fioroni dorati, questi ultimi invece in legno. La monumentale tomba, costruita dopo la morte di Mattei, è una stanza ricca di simbologie, con riferimenti alla grandezza dell'universo che si scontra con la finezza umana, ed è posta nella loggia al di sopra dell'altare della cappella. Il Cortile dei Leoni è ispirato al Cortile dell'Alhambra di Granada. Le pareti sotto il portico sono ricoperte da piastrelle sivignane di grande pregio. Al centro troviamo la fontana con quattro leoni, circondata da uno splendido portico ricco di stucchi, un tempo policromi. Le formelle sovrastanti gli archi hanno impressa l'immagine della Torre del Visione, il logo dei medicamenti Mattei, mentre al di sopra un'iscrizione araba corre sui quattro lati della struttura. La sala della musica era il luogo dove Mattei e i suoi familiari amavano ascoltare la musica. La struttura della sala è neomedievale,
con le colonne binate ornate con gli stemmi nobiliari del conte e due grandi costoloni della volta. Venne decorata in stile Liberty. Come in altre sale della Rocchetta, oggi si possono vedere una selezione della collezione di strumenti musicali meccanici Marino Marini. La sala rossa, chiamata così perché secondo la tradizione i due ambienti erano divisi da una tenda rossa. Forse era usata come studio di Mattei. Il soffitto della stanza è caratterizzato da elementi piramidali in carta pressata. Il castello di Rocchetta Mattei e la figura del conte sono citati in molti romanzi, addirittura da Dostoevskij. Dopo una lunga ristrutturazione, il castello ha riaperto le porte nel 2015 grazie alla Fondazione Carisbo. Da molti è considerato uno dei castelli più belli del nostro paese, un luogo ricco di fascino e mistero.